Benvenuti e buonasera, chi vi parla è Girolamo Foti. Do lettura alla mia lettera aperta a tutti i colleghi d'Italia. Anche le cose più semplici diventano complicate. Cari colleghi d'Italia, esprimendomi ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione italiana, libertà di pensiero e libertà di parola, tempo addietro promisi che vi avrei informato di tutto quello che sarebbe accaduto in ambito della rappresentanza militare. Ed ora è il momento di rendere il conto di tali vicende. Come tutti voi sapete, differenziati a seconda dell'ambito su cui vanno a incidere, ci sono argomenti che sono affrontati in sede di Stato Maggiore Difesa e in Commissione Difesa, come ad esempio il riordino delle carriere, la previdenza, il contratto e tutti quegli argomenti di carattere più propriamente politico ed amministrativo. E ci sono appendici di carattere sociale che sono discussi all'interno della nostra amministrazione, come ad esempio gli alloggi, la qualità della vita. A questo proposito è di mia iniziativa, ma ovviamente supportato dai delegati COCER più esperti, si costituisce un gruppo di lavoro che si occupava appositamente di ciò. Ognuno dava il suo contributo, per quanto mi riguarda, ho preparato una serie di proposte a costo zero da sottoporre al vaglio degli uffici preposti, con lo scopo di recare beneficio a tutto il personale, collettivamente e senza distinzioni di ruolo, espresse sinteticamente e con alto tasso di fattibilità. Cito alcune proposte. 1. Come già in uso nelle principali forze armate del mondo, creazione di strutture idonee da dover far sorgere dei piccoli centri commerciali sul modello dei PX americani, ovviamente con il miglior prezzo garantito per gli acquirenti. 2. Istituzione di un super team composto da membri dello Stato Maggiore Esercito e della rappresentanza militare, per intrattenere pubbliche relazioni e coinvolgere grosse aziende in modo da ottenere convenzioni utili e soddisfacenti per il personale. Così come accade per i carabinieri e la Guardia di Finanza, che hanno conseguito agevolazione con sconti sul carburante, sul trasporto pubblico ed extraurbano, colmando così un gap di capacità di pubbliche relazioni rispetto ad esse. 3. Organizzazioni di gruppi di acquisto e farmer market, strumenti molto convenienti per i contribuenti, ma anche per la pubblica amministrazione. Stimolare dunque le sedi regionali ai sensi dell'articolo 11 del RARM, con la collaborazione di enti regionali o provinciali, redigono protocolli d'intesa con le categorie dei produttori al fine di organizzare mensilmente in struttura delle forze armate da individuare i suddetti mercati ad uso esclusivo dei militari e dei loro familiari e anche del personale civile della difesa. Le vicende a cui ho fatto menzione riguardano ormai un anno fa. Ho atteso 11 mesi nella speranza di avere risposte esaurienti e concreti attraverso la relazione motivata che deve stabilire l'accettazione o meno di queste proposte. Al contrario, non è stato prodotto nulla e per di più in buona parte dei tecnici incontrati 11 mesi fa erano cambiati e di nuovi mi hanno parlato di argomenti che a mio parere sono sicuramente meno prioritari per il personale. Tutto ciò mi ha fatto sorgere dei dubbi sull'utilità di questi procedimenti. Forse solo per dimostrare al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, premetto, molto sensibile ai problemi sociali del personale, o al personale che ci stiamo interessando, oppure dobbiamo produrre materiale cartaceo. In coscienza mi sento di dover avvisare tutti che l'esito prodotto conferma la mia teoria, che purtroppo l'organo di rappresentanza, come strutturato, attualmente non serve a nulla. È mortificante e irrispettoso nei confronti dei delegati COCER, ma anche di tutto il personale che noi rappresentiamo, che persino questioni risolvibili all'interno della nostra amministrazione e quindi più agevolmente
debbano durare anni. Sintomo di una deriva improduttiva è l'assista e il fatto che è stato concordato e che per avere una sospirata ma doverosa relazione tecnica debbano passare 11 mesi. Non lo posso accettare. Fosse il caso addirittura di aspettare tutta l'estate, di andare a fare le vacanze estive sempre a chi si può permettere di farsi le vacanze estive e di affrontare nuovamente la questione dopo le ferie. O ancora meglio nel mese di ottobre. E nel frattempo il personale che le rappresenta ogni mese deve sudare e faticare per arrivare a fine mese. E penso che sia utile che questa gente riesca a risparmiare il 30% sulla spesa, perché si ritroverebbero dei soldi in più in casa. Non credo che ci sia altro da aggiungere. I fatti sono eloquenti da sé. Rimetto quindi a voi la valutazione dell'accaduto. Devo amaramente constatare che vicende del genere spingono una persona a gettare la spugna e anche a dimettersi, se è il caso, perché la beffa delle maglie strette e inefficienti della realtà amministrativa si aggiunga anche soprattutto il rischio di perdere la dignità e di perdere la propria faccia. E non intendo io perdere né l'una né l'altra. E più opportunamente forse è meglio mettersi da parte. Il mio ultimo pensiero della lettera è rivolta ai giovani, ai UFB, ai UFP4, ai UFP1, che mi scrivono continuamente. Credetemi, non parlo a nome mio, ma parlo per tutti i rappresentanti del COCER. Stiamo facendo di tutto per voi, per rappresentare le vostre richieste, e fidatevi del nostro lavoro. Personalmente, attraverso i miei mezzi di comunicazione, ho portato le vostre problematiche all'opinione pubblica. Li ho portati anche ai politici. Ne ho parlato con la senatrice Pinotti, ne ho parlato con l'onorevole Paglia. Basta andare in rete, potete ascoltare le interviste. Ho parlato, ho difeso. Continuo a lottare per i vostri problemi. Ho fatto tanto, ho fatto poco, sarete voi a giudicare. Ma l'importante è che io, quando mi guardo nello specchio, ho il coraggio di guardarmi. Perché devo avere la coscienza a posto. Non ho fatto tanto, almeno ci ho tentato. Non mi devo portare il rimorso nella coscienza di non aver fatto nulla. Tutto ciò che potevo fare l'ho fatto. Ho messo strumenti di comunicazione a disposizione della collettività. Io non penso che nella storia della rappresentanza militare altri abbiano fatto questo. E questo non è un elogio a me stesso. È soltanto lo stimolo che quando si può raggiungere qualche obiettivo si inventa la qualsiasi. Bisogna avere creatività, fantasia, coraggio. Perché la critica è una forma di rispetto nei confronti della propria istituzione e dell'amministrazione. Perché se faccio delle critiche lo faccio per amore della mia amministrazione e per rispetto del ruolo che io faccio attualmente, anche se io ho altre posizioni, che io sono, ad un certo punto preferisco il sindacato militare, ma all'interno della rappresentanza militare nessuno può negare che io non sto facendo il mio lavoro. Sto facendo tutto il possibile. E concludo che metto le mie dimissioni e il mio mandato nelle mani di tutti voi. Voi deciderete se io devo rimanere oppure no. Perché voi siete anche la mia famiglia. E quindi solo voi, esclusivamente voi, deciderete se io debba rimanere oppure no.